buongiorno, oggi è domenica. Per prima cosa si pensa a ascoltare la Santa Messa, è la cosa più importante e si deve guardare, far qualcosa di bene per gli altri. Ieri sera abbiamo guardato la partita, siamo stati delusi perché gli azzurri hanno perso, vinceranno un'altra volta. Però complimenti a chi ha vinto. Lasciando stare il fatto che l'Italia ha perso, oggi parliamo dell'espressione in bocca al lupo, poiché Elio mi aveva mandato una foto e mi ha fatto scoprire un significato che non sapevo di in bocca al lupo. Quindi oggi vi leggerò alcuni testi che ho trovato, nella speranza appunto di darvi una maggiore comprensione del significato e dell'origine dell'espressione. Non tutti conoscono la bellezza del significato del modo di dire in bocca al lupo. L'augurio rappresenta l'amore della madre lupo che prende con la sua bocca i propri figlioletti per portarli da una tana all'altra, per proteggerli dai pericoli esterni. Dire in bocca al lupo è uno degli auguri più belli che si possa fare ad una persona. È la speranza che tu possa essere protetto e al sicuro dalle malvagità che ti circondano, come la lupa protegge i suoi cuccioli tenendoli in bocca. Da oggi in poi non rispondete più crepi, ma grazie di cuore. La cosa divertente è che quando mi dicevano in bocca al lupo, io rispondevo sempre grazie, perché mi sbagliavo, no? Mi veniva da dire grazie. E tutte le volte mi dicono, si dice crepi, non grazie, grazie porta sfortuna. E io mi dimentico sempre, no? Sapendo che è così, vorrei dire una cosa a tutti quelli che mi hanno detto di dire crepi. Ho fatto una piccola ricerca online per voi e vi leggerò dei testi che ho trovato. Numerose sono le interpretazioni del proverbio in bocca al lupo. Espressioni simili si trovano anche in altre lingue europee. Oggi, dopo aver rischiato l'estinzione negli anni 70, il lupo è tornato a popolare l'Italia. Stiamo però assistendo ad un nuovo tentativo di demonizzare questo elusivo e prezioso predatore. Il lupo è così radicato nella nostra cultura che è presente anche in numerosi proverbi e modi di dire. Su tutti l'augurio in bocca al lupo. Ma cosa significa veramente? Ecco alcune interpretazioni di questa locuzione. Funzione apotropaica. L'interpretazione più accreditata dell'origine del detto è quella della funzione apotropaica, ovvero una formula che allontana o annulla un'influenza maligna della locuzione, capace di allontanare lo scongiuro per la sua carica di magia, sostiene l'Accademia della Crusca. Questa versione prevede la risposta crepi, sottintendendo il lupo, e sarebbe nata come frase di augurio rivolta a chi si appresta ad affrontare una prova difficile. L'origine dell'augurio viene attribuita sia a pastori e allevatori, che consideravano il lupo un nemico, sia ai cacciatori, che vagavano di villaggio in villaggio mostrando carcasse di lupi e pretendendo una ricompensa per il servizio reso. Hai un esame a scuola domani? Dici in bocca al lupo e io dicevo grazie. Invece devi dire crepi, tardo lupo. Domani hai un colloquio di lavoro e ti dicono in bocca al lupo e tu dici crepi. Allontaniamo tutte le sfortune e tu dici crepi il lupo. Lupi di mare, questa non la conoscevo. Qualcuno sostiene che il proverbio nacque anziché tra gente di montagna in ambiente marinaresco. In questo caso la bocca del lupo era la lavagna dove i capitani che arrivavano alla Giudecca registravano il loro arrivo e la quantità di uomini e merci portati a casa. L'espressione significava quindi augurare di fare una buona navigazione e di tornare salvi in porto. La risposta corretta in questo contesto sarebbe che il dio del mare ti ascolti. Questa non la sapevo. Quindi in sostanza la lezione di oggi è keep calm and in bocca al lupo. Poi ho trovato un altro testo, anche se l'origine del modo di dire non è chiara, come altre analoghe espressioni che hanno per protagonista il lupo, sembrerebbe legata all'immagine del lupo nella tradizione popolare come personificazione stessa del male. Il lupo, considerato animale feroce dall'insaziabile voracità,
seminò morte e terrore fra gli abitanti delle campagne e delle zone di montagna, soprattutto fra i pastori e i cacciatori, divenendo in tutta Europa il protagonista negativo di numerose favole. Favole, leggende, storie che furono tramandate attraverso i secoli. Cappuccetto Rosso! Di questa visione paurosa del lupo permangono tracce in numerose lingue europee sotto forma di modi di dire e proverbi. L'interpretazione. Il detto sarebbe quindi nato dal linguaggio dei cacciatori come frase d'augurio di buona fortuna rivolta per antifrasi, cioè con significato opposto a quello letterale, ai cacciatori stessi e, per estensione, a chi si appresta ad affrontare una prova rischiosa o difficile. La risposta crepi il lupo sarebbe invece nata per estensione da altre espressioni, costruite analogamente col verbo crepare, nelle quali alla lingua viene attribuito il potere magico di allontanare la cattiva sorte oppure di scongiurare un cattivo presagio, come ad esempio crepi l'avarizia, crepi l'astrologo. Ok, spero che vi sia stato un po' utile per capire un po' meglio questa espressione. Vorrei sapere nella vostra lingua come si dice. So che in russo si dice ni puha ni pera. Ni pera. Sarei curioso di sapere se esiste anche nella vostra lingua e com'è. Buona domenica, ci sentiamo domani e grazie di cuore per l'attenzione, come sempre. Ah, in bocca al lupo per tutto. Buona domenica a tutti.